Ciao ragazzi, benvenuti su Gastro Drums. Il video di oggi è un video che voglio fare da tanto tempo. Come potete vedere qui, intravedete qualcosa che sembra un tavolino. In realtà non è per niente un tavolino, perché è un pacco di strumenti musicali.net. Ovviamente, come al solito, al contrario, faccio questa cosa di tirarlo perché lo posso fare. Qui all'interno, come potete sentire, ho delle bacchette, ma non delle bacchette normali, ho delle bacchette signature di 10 batteristi diversi, 10 batteristi famosissimi. Un video che voglio fare da tempo perché voglio provare la sensazione di tenere in mano 10 bacchette completamente diverse, di 10 batteristi che fanno generi diversi, che hanno skill diverse, che hanno talenti diversi, e diciamo mi piace l'idea di poter dire ok, prendiamo questa bacchetta in mano e capiamo, in base al suo modo di suonare, come mi trovo io, quali sono i difetti, quali sono i pregi, eccetera. Quindi apriamo questo pacchetto, perché altrimenti io parlo ma non ho le bacchette in mano. Il taglierino, dov'è? Ma io perché perdo sempre il taglierino? Ah, è là. Eccomi qua, pronto per aprire questo pacchetto. So già da cosa voglio partire tanto. Ah, per prima cosa, ecco qua, intanto comunque c'è anche Smug, il nuovo, la quarta edizione se non sbaglio, che è il magazine di strumenti musicali.net. Guardate, tra l'altro la grafica è veramente fighissima. Ma comunque, allora, io qui dentro 10 bacchette, non vi spoilerò nulla, ma vi spoilerò solo la prima che andrò a provare. Cerchiamola tanto di un colore diverso, eccola qua, Dave Wakel Signature. Tra l'altro su Dave Wakel uscirà anche un video tra poco, il prossimo mese in realtà, su una roba, vabbè, su Dave Wakel, giusto per spoiler. Allora, voglio provare questa per prima cosa, perché è una bacchetta che ho usato per tanto tempo, è una bacchetta veramente figa, lo dico senza problemi perché è molto bella. Allora, facciamo così, mando la sigla, bacchette di Wakel in mano. Vi spiego due cose, la provo e intanto la provo su questa batteria che l'avete già vista, la Pearl Decade. Ho fatto un video su questa batteria in cui parlavo degli SDC, ve lo lascio qui sotto in descrizione, così almeno se non l'avete ancora visto gli potete dare un'occhiata. Ho sputato tra l'altro. Vabbè, andiamo con la sigla e poi mi sposto di là. Quindi partiamo dalle Dave Wakel, che sono state delle bacchette che io ho utilizzato tantissimo, ogni tanto le uso ancora, che mi piacciono molto perché sono delle bacchette, queste esistono due tipologie di bacchette di Wakel, ma queste qua di questo marroncino, diciamo marrone scuro, sono molto 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 interessanti. Poi ci sono le Evolution che mi piacciono meno, sono un po' troppo pesanti. Qua abbiamo una bacchetta che praticamente è tra una 5A e una 5B, più verso la 5A, ma comunque un po' pochettino più grande di una 5A, molto bella, super bilanciata bene, che mi piace tantissimo, con questa punta a barilotto che è forse una delle punte che mi piace di più, perché sui piatti abbiamo un suono veramente interessante e abbastanza caldo. Raga, che vi devo dire, queste sono tra le mie bacchette preferite, di sicuro. Se proprio devo trovare un difetto di queste bacchette è che, essendo colorate, rischiate che soprattutto quando suonate qui sporchino un po' i piatti. E vabbò, questo volendo è un difetto, che ve lo dico giusto per dirvi tutto, ma provatele, queste provatele perché sono fighissime. Passiamo adesso alle bacchette di Mike Mangini. Mike Mangini ci sta, ci sta, ci sta. Allora, bacchette. Ah, queste le avevo già prese in mano quando avevo fatto vedere i regali di Natale. Tutte le volte mi stupisco perché sono delle bacchette enormi. Io quando penso a Mike Mangini penso alla velocità e quindi boh, dico avere delle bacchettine minuscole per poter andare così veloce. In realtà no, sono delle bacchette veramente grosse, saranno quasi delle 2B e anche molto pesanti, con una punta molto grande, questa punta oliva gigantesca. E allora, qui vi lascio le specifiche, come avete già visto anche prima, di tutte le bacchette. Allora, proviamole, non so che dire, proviamole. Ammazza, allora, vanno benissimo nel momento in cui dobbiamo menare, cioè
E sono perfette, quindi ve le consiglio se dovete fare questo, se dovete fare rock, se dovete fare pop anche volendo, che comunque abbiamo bisogno di un bel suono potente e con un buon attacco. Ma se prendete le bacchette di Mike Mangini perché volete andare veloce, nel senso che vi piace andare veloce, volete imparare ad andare sempre più veloce, raga, non fatelo. Non prendete queste bacchette, ce ne saranno altre che andranno bene, perché sono pesanti, cioè questo... Io sto facendo una fatica a fare questa cosa perché mi sembra di utilizzare due tronchi. Quindi per la velocità no, per la potenza sì. Passiamo adesso a due bacchette abbastanza grandi, devo dire. Soprattutto queste qua sono belle grandi, queste hanno la punta di nylon. E direi di partire da queste qua con la punta di nylon. Allora, queste sono le ProMark Signature Mike Portnoy. Poi vi lascio qui tutte le specifiche come al solito. Allora, queste sono delle bacchette, me le aspettavo più grandi, devo dire, le bacchette di Portnoy, se proprio devo dire. Queste sono un po' simili alle 5A, me le aspettavo un po' più verso le 5B, vediamo come si comportano. Allora, sicuramente punta in nylon sui piatti, per sui tamburi la punta in nylon non è che cambi più di tanto, ma sui piatti cambia tantissimo perché dà più attacco. Sentite in confronto a questa Dave Wackel che ho utilizzato prima, che ha la punta d'oliva, è un po' diversa, però sentite l'idea della punta. Questa ha molto più attacco e forse anche un pochettino più alto di intonazione. Sono bacchette leggerine che stanno bene in mano e hanno un buon bilanciamento. No, sicuramente ottime anche per fare queste cose qua un po' più veloci, un po' più strane, come ad esempio l'intro di Six O'Clock dei Dream Theater. Sono veramente fighe. Allora, per il rock sì, ma in realtà secondo me non sono solamente per il rock queste bacchette. Van bene in generale per qualsiasi genere abbastanza pestato. Completamente da un'altra parte invece, se andiamo a prendere le bacchette di Dave Grohl. Queste bacchette qua, che sono delle bacchette in icori, quindi diverse da quelle di Mike Portnoy che erano in flassino. Queste qua, allora praticamente queste qua sono delle 5B, forse anche un po' più grandi delle 5B, con questi disegni che in realtà sono i tatuaggi che ha Dave Grohl, la sua firma. Proviamole, queste sono veramente grandi. Allora, sicuramente per quello che faceva Dave Grohl, per quello che fa Dave Grohl, comunque io adesso pensavo più a Nirvana, ma sono perfette perché lui comunque ha bisogno di tanto peso e quasi mai va così veloce, a parte quando fa degli incastri tra cassa e tom. Quindi ottime se fate generi belli pesanti al rock in cui dovete avere tanto peso sulla batteria, tanto volume. Queste sono perfette, queste sono veramente 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 belle per quella tipologia. Se dovete andare veloce queste non vanno bene, ve lo dico. Adesso allora, bacchette bianche a Jack DeJohnette, che magari non tutti conoscono, ma Jack DeJohnette è un batterista jazz molto famoso anche per le spazzole, tra l'altro. Jack DeJohnette, che ha queste bacchette bianche, mi sembrano delle bacchette delle Simil 5A, molto, forse anche un filino più grandi delle 5A, ma abbastanza leggere. Proviamolo un po'. Questo diciamo che non è proprio il piatto da jazz, ma non fa niente. Beh,
bellissime queste bacchette. Questo non è il piatto da jazz, questa non è la batteria da jazz. Se volete vedere un piatto da jazz e una batteria da jazz, andate qui sotto che vi lascio il video dove vi ho spiegato le basi del jazz. Ma queste molto belle, nel momento in cui le usi sul piatto ha un bel rimbalzo e sono molto 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 leggere, non tanto di peso ma come risultano mentre suoni. Belle, molto belle queste, 5A, ma con un andamento più leggero. Consigliate, queste molto consigliate, non le avevo mai provate. Abbiamo utilizzato delle bacchette bianche, quindi adesso, dato che le vedo, utilizziamo delle bacchette nere. Qui nei commenti a lei cominciano tutti, e la Juve, e di qua, e di là, e il bianco e nero, eccetera. Non fa niente, appunto, l'ho fatta apposta, perché così vi scannate un po' nei commenti. Bacchette nere di Steve Gadd. Allora, queste sono delle bacchette storiche di Steve Gadd, nere tra l'altro molto belle, con le scritte bianche, scritta Vic Firth, simbolo e autografo di Steve Gadd. Allora, sono simili 5A queste sempre, quindi come grandezza mi sembrano simili alle Jacques Dejonette, ma più pesanti di sicuro, con la punta tra l'altro a barilotto, tipo le Wacol. Una cosa strana, cioè che quando suoni un groove sembrano più leggere di quello che sono quando le tieni in mano. È una sensazione strana, ovviamente non è che sono più leggere quando le suoni e sono più pesanti quando le tieni in mano, ma è una questione proprio di sensazioni. Belle, molto carine soprattutto quando suoni il Charleston All Right, ma soprattutto il Charleston senti proprio che sono fini come bacchette, nel senso non fini di diametro sempre, ma come tipologia, nel senso riesci a suonare un Charleston, che questo è un Charleston Natural Roofy da 15, quindi abbastanza potente, ma ti dà un suono molto tranquillo, molto definito, strane ma mi piacciono. L'unico difetto, per quanto mi riguarda, ma è un gusto completamente personale, sono un po' corte rispetto alle altre, probabilmente di poco, ma sono un filino più corte, quindi mi ritrovo a tenerle così proprio in fondo. Adesso, settima bacchetta in questione, Pro Mark, Annika Niles. Allora, penso si dica Niles, sono quasi sicuro si dica Niles. Lei è una batterista molto tecnica, molto matta, devo dire, come tempo, eccetera. Beh, fa sempre degli esercizi, andate a seguire su Instagram, fa degli esercizi sempre un po' matti, con sestine, settimine, cose, 5 su 6, eccetera. E quindi ha delle bacchette molto particolari, che è una bacchetta simil 5A, direi, ma qua, non so se si riesce a vedere, magari con questo birollo vedete meglio, ha la bacchetta che si stringe tantissimo in punta, non ho mai visto una roba del genere. Ok, ho capito. Allora, queste non sono le mie bacchette, assolutamente, ma perché sono troppo leggere per me. Probabilmente a lei piacciono le bacchette leggere, ma vuole una bacchetta comunque con un'impugnatura da 5A. Quindi si è fatta fare una 5A con la fine della bacchetta più da 7A, in modo tale da avere comunque quel feeling lì da 7A. Secondo me, per i miei gusti sono un po' leggerine, ma se vi piacciono le bacchette leggere e se non volete l'impugnatura troppo piccola, quindi troppo da 7A, queste possono andare benissimo, perché appunto impugnatura un po' più grande, ma
la fine della bacchetta non è come l'impugnatura, cioè è molto più piccola, quasi da 7A. Sui piatti si comporta sicuramente molto bene. Non me l'aspettavo questa cosa, perché lei pensava avesse delle bacchette belle toste. Invece no, però figata, vedi, a trovare le bacchette dei batteristi famosi si impara sempre qualcosa, perché ce le immaginiamo in un modo e poi sono in un altro modo. Passiamo alle bacchette sempre Pro Mark, le 707 di Simon Phillips, progettate proprio da lui, e queste sono bacchette particolari, sicuramente abbastanza pesanti e con un bilanciamento molto bello. A me piace quando hanno un bilanciamento che ti porta un po' a suonare e far abbassare la bacchetta, diciamo, quindi col peso un po' più in avanti. La punta è sicuramente molto strana, la punta delle bacchette di Simon Phillips, perché è proprio una palla, è una palla, quindi è molto interessante. Vediamo sul ride. Completamente il contrario di quello che mi potevo aspettare da Simon Phillips, dove invece mi aspettavo delle bacchette un po' più piccole e tranquille, perché comunque lui mena, ma sembra sempre che suoni piano in realtà. Quando lo vedi dici sembra tranquillo, e invece ha delle bacchette veramente molto pesanti e potenti, cioè pesanti non tanto proprio per il peso e il diametro, ma che ti portano a pestare, cacchio, a pestare, e soprattutto la punta ha un volume pazzesco. Quindi carine queste di Simon Phillips, mi piacciono, devo dire che non sono niente male. Ultime due bacchette, cosa c'è rimasto, vediamo un po'. Allora partiamo da queste. Ah, Virgil Donati, ammazza, ok, Virgil Donati ha delle bacchette che sono le più grosse che io abbia mai visto, praticamente sono le più grosse sicuramente provate oggi. Queste sono delle 2B, ma sta roba a me manda fuori, nel senso che quelli che vanno veloci, super tecnici eccetera, usano delle bacchette enormi. Lui, poi Simon Phillips, Mike Mangini, boh, non riesco a capire come facciano a utilizzare per la velocità queste bacchette, che in realtà ok, no, lui ho capito. Queste bacchette sono comunque leggere. Sono leggere, quando suoni ti accorgi ancora di più di quando sono leggere, quindi riesci ad andare veloce con queste bacchette. Comunque di Mike Mangini no. Quindi in realtà queste sono belle, non sono le mie bacchette, ma sono belle perché se vuoi menare, menano. Ma se vuoi andare veloce è un'altra roba. Questo prima ho provato a farlo con le bacchette di Mike Mangini. Molto 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 veloci queste bacchette. Mi piacciono. Non mi sarei aspettato di dire una roba del genere. Quando l'ho presa in mano ho detto no. No, non vanno bene. Invece mi piacciono molto. Mai prese in mano, non mi aspettavo questa tipologia di grandezza. Non mi aspettavo però, vista la tipologia di grandezza, il peso. Rivelazione di oggi per adesso. Vediamo le ultime. Ah, raga! No, vabbè, avrei dovuto metterlo a metà video questo, perché in realtà le ho prese un po', a parte le prime, quelle di Wacol, poi ho detto vabbè, tanto devo dire un parere mio, quindi le prendo e vedo che cosa succede. Christian Mayer si dice in realtà, come Jojo Mayer, Christian Mayer. Allora, bacchette particolari della Vetter, sono strane perché hanno la fine della bacchetta completamente piatta, quindi è una cosa che non avevo mai visto in realtà. Bacchette abbastanza leggere, con la punta arrotondata, non completamente rotonda ma un misto tra barilotto, cioè quelle un po' mezze quadrate, e rotondo. Sui piatti sicuramente una figata.
Non so perché ho cominciato a fare questa cosa, volevo provare solo il ride. Allora, queste sono bacchette molto veloci che stanno in mano molto bene. Per quanto mi riguarda, sarebbero un po' troppo leggere per me, ma a sentirle così, ma quando incomincia a suonarci? Allora, stanno molto attaccate alla mano e questo mi piace perché non scappano, diciamo così, ma più che altro seguono molto il tuo movimento e più che altro il rimbalzo che hanno ti segue, cioè segue proprio quello che vuoi fare. Io che non sono un gran tecnico, diciamo, un velocista, ma... Queste robe non riesco a farle con tutte le bacchette, questi tre colpi oppure... Belle, belle, molto carine, ovviamente non da menare, anche se in realtà poi Christian Mayer ci mena abbastanza se deve fare rock, ma diciamo principalmente per chi vuole far jazz, per chi vuole andare veloce, ecco ragazzi, chi voi che volete andare veloci, queste bacchette di Christian Mayer vanno benissimo, un buon bilanciamento, belle leggere, mi piacciono molto queste bacchette. Quindi ragazzi, con le bacchette di Christian Mayer io finisco qua il video, spero vi sia piaciuto, spero che questa tipologia di video in cui provo ad esempio 10 cose, 10 paia di bacchette, 10 brullanti, 10 piatti della stessa dimensione, non lo so, vi piaccia, vi ho detto anche delle cose in più, delle idee in più che potrebbero essere per i prossimi video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa tipologia di video vi piace e fatemi sapere anche se vi siete iscritti, iscrivetevi ragazzi e andate qui sotto in descrizione dove potete avere info su tutti i miei corsi didattici. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di fare questa prova, che in realtà è una prova che volevo fare da un po' di tempo, ma adesso ho detto vabbè, chiedo a strumentimusicali.net se mi danno questa possibilità di mandarmi tutte queste bacchette da provare e da capire un attimino. Mi piace, sono molto contento del video di oggi, non per il video ma perché ho appreso molto, quindi vi consiglio di provare le bacchette degli altri batteristi, non per forza tutte quelle che ci sono, ma quelle magari dei vostri batteristi preferiti, vi consiglio di provarle perché potrebbero darvi un po' di spunti, potreste per prima cosa magari incominciare a usare le loro bacchette se proprio vi piacciono e sono conformi al vostro stile eccetera, ma poi vi danno degli spunti diversi. Come avete visto oggi, io ho preso in mano delle bacchette di un batterista pensando di prendere in mano delle bacchette completamente diverse, come ad esempio quelle di Mike Portnoy, quelle di Annika Knights. Quindi se seguite tanto un batterista, provate a prendere le sue bacchette, perché almeno vedete quello che pensa e incominciate a entrare un po' in sintonia con il drumming e la tipologia di bacchette, di pensiero di questo batterista. Quindi dopo questo pensiero filosofico io vi saluto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, commentate, mi raccomando anche quello. Ci vediamo al prossimo video, ciao!